Buongiorno da Milano. Non sono qui da sola, ma ho due amici con me. Ciao! Ciao a tutti! Questa mattina mi hanno portato in uno dei loro posti preferiti per fare colazione, che si chiama? Cova. Cova. E adesso stiamo aspettando i nostri cappuccini. Io ho preso un cornetto alla crema, invece Sari e Alex un cornetto al pistacchio. Al pistacchio, il migliore del mondo. E da quassù abbiamo tutta una vista del posto. E qui sotto è pieno di cornetti, qui sotto, e c'è del pane sul soffitto. Grazie. Bene, colazione fatta e adesso andiamo con calma, torniamo verso casa facendo una passeggiata panoramica, perché andiamo a casa, perché Alex ha un appuntamento. Yes. Pranziamo e poi riusciamo con molta calma, tutto con molta calma. Sì, senza fretta. Esatto. Ma è bellissimo adesso perché Milano è vuota praticamente e quindi è molto più facile da visitare perché tutti sono in vacanza. Milano è veramente vuota. Sì. Ma bella. Esatto. Bella vuota. Bella vuota. Bella vuota. Perugina, hai visto qui? Sì. Siamo arrivati al Castello Sforzesco. Guardate che bello con la fontana. Alex fa tardi all'appuntamento e quindi prende la bicicletta elettrica. Vai, corri più veloce della luce. Ciao. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Non morire però. Siamo adesso a Piazza della Scala e c'è lì un amico, Leonardo. C'è la statua in mezzo. Qua. Il caro vecchio Leonardo da Vinci, un vecchio amico. Però ci torniamo oggi pomeriggio qui, così andiamo anche al Duomo, alla Galleria e quindi sì, adesso siamo solo di passaggio. Adesso siamo a casa e ci stiamo riposando prima di riuscire. Abbiamo mangiato, Sari ha fatto un ottimo risotto e c'è il ventilatore qui. Ecco perché vedete i miei capelli. E niente, oggi pomeriggio faremo un po' i turisti. Siamo al Duomo, fa caldissimo, si muore di caldo e c'è un sacco di gente a differenza di dove eravamo prima. Adesso però andiamo a prendere un caffè nella galleria Vittorio Emanuele. Esatto, nella galleria Vittorio Emanuele. Sempre bella la galleria. C'è un libro che ti interessa? Ancora no. Ancora no. Storie dell'arte. Che cos'è? Non lo so. Ci sono dei libri un po' improbabili. È per questo che costano 2 euro. Vero? Sì. Giusto. Sari, tu hai trovato niente? No, questo è storia dell'arte forse. Dopo il buon caffè al caffè Marchesi. Esatto. Al caffè Marchesi che sta nella galleria. Sì. Non fare questi gesti. Ma perché? Dai! Nella galleria Vittorio Emanuele, se volete andarci. Andateci perché il caffè non costa tanto, costa 1,30 euro alla fine, si può fare.
Adesso invece ci allontaniamo dalla zona più turistica e andiamo a prendere un gelato. Una granita siciliana. Una granita. Io prendo il gelato. E quindi passiamo in queste stradine deserte dove non c'è nessuno. Esatto, vedete? Deserto. Non... Così, sono una bicicletta. Adesso ci stiamo addentrando nel quartiere Brera. Non sembra di essere a Milano. Sì, qui. Non sembra. Qui è bellissimo. Tutto storico, così. Questa è la parte esterna della Pinacoteca, quindi qua c'è il chiostro, ma dentro ci sono veramente tantissimi pezzi di arte fantastici. Se ci siete stati, fatemi sapere nei commenti qui sotto. Siamo tornati al Castello Sforzesco, però questa volta siamo entrati. Adesso farò un giro a 360 gradi. Fatto, adesso continuiamo la nostra passeggiata e andiamo verso il Duomo? Sì, verso il Duomo. Qui ci sono le palme. Queste palme qui dietro sono state molto criticate. Le palme sono piante esotiche, quindi non c'entrano molto, ma l'indiscrezione è che queste piante sono state finanziate da Starbucks praticamente, che aprirà nel 2018, mi pare, qua a Milano. E quindi niente, purtroppo Starbucks aprirà anche in Italia, quindi... ma non ci comprerà con delle palme. Spero che gli italiani non andranno da Starbucks. Purtroppo sarà molto frequentato dai turisti, perché sono abituati ad avere Starbucks. Però spero che gli italiani non cadranno nella trappola. Abbiamo dimenticato proprio di fare un scatto. Sì, vabbè, non mi andava, c'era troppa gente. Ah, sì. Allora, siamo appena usciti dalla pizzeria, molto buona. Oddio. Ha mangiato la pizza napoletana, sì. Che a lei non piace molto, però. A me non piace la pizza napoletana. È buonissima. Però questa era buona. E adesso andiamo a casa. Buongiorno e buona domenica. Oggi totale relax a casa. Con un buonissimo brunch, guardate! Ciao! E quindi stamattina ci rilassiamo a casa. Sta già? Sì. Sto pensando a quello che devo dire. Siamo usciti. Siamo usciti, stiamo facendo una passeggiata e siamo alle colonne di San Lorenzo. Sì. Un quartiere. Bellissime colonne. Che sono queste qui. Non si vede. Vabbè, dopo mi alzo e ve le faccio vedere. qui davanti abbiamo una chiesa, che è sempre la chiesa di San Lorenzo. Sì. E niente, è un quartiere molto giovanile, studentesco, un po' come San Lorenzo a Roma, il quartiere San Lorenzo. Sì.